Buongiorno a tutti, mi trovo a Val Madrera in provincia di Lecco. Quello che vi propongo stamattina è un giro breve ma intenso, adatto proprio a chi ha poco tempo e vuole toccare con mano un po' di roccia. Vado a fare la ferrata del Cornorat, che fa parte del settore dei corni di Canzo. Quello che vediamo qui dietro alle mie spalle è il lago di Annone, fa parte della serie dei laghi della Briantei e tutta la zona interessata sono le Prealpi Lombarde, Lecchesi. Questo qui che vediamo è il Corno Birone e a rotazione, eccolo, questo che vediamo è la parete centrale del Corno Rat, dove ha inizio la via ferrata. La zona è molto interessante anche a livello culturale perché si tratta di una zona rurale dove sono presenti ancora molte tracce della vita contadina del passato. Quindi vi invito a venire insieme a me a scoprire queste belle cose. Ci vediamo dopo. Sono sulla mulattiera che porta alla piana di San Tommaso. In questi posti possiamo scoprire le tracce geologiche del passato. Qui, nell'era del Quaternario, i ghiacciai che provenivano dalla Valtellina e dalla Valchiavenna hanno modellato il territorio. Tant'è vero che si parla di colline moreniche brianzole. Sul posto, a testimonianza, ci sono i massi erratici, che sono enormi sassi di natura granitica, appunto attribuiti all'arco alpino, trasportati fin qui dal lento movimento del ghiacciaio e si mischiano con le rocce di natura calcarea locale. Salendo a San Tommaso possiamo notare che sulle pendici della montagna ci sono diverse tracce di terrazzamenti, che è il segno evidente legato a una vita contadina del passato. Oggi gran parte di quel lavoro è in stato di abbandono, si coltiva e si alleva forse più per passione che per necessità. Comunque possiamo vedere anche delle costruzioni rurali in pietra come questa che vediamo qui dietro, che è in sostanza un casello del latte dove avveniva la prima lavorazione dopo la mungitura. E più avanti ne scopriremo delle altre. Eccoci sulla balconata di San Tommaso, dove si può godere di un'ottima vista sul lago di Lecco con il Resegone alle spalle. A rotazione abbiamo il Monte Barro, il lago di Annone in tutto il suo perimetro, con le colline brianzole sullo sfondo. Di nuovo il Corno Birone e la chiesa di San Tommaso, che è l'attrattiva del luogo. Di questa chiesa si hanno notizie già dal Medioevo, poi nell'Ottocento fu restaurata fino ad assumere l'aspetto attuale. Ecco un altro esempio di costruzione rurale, la casotta, come viene chiamata qui localmente. E questi piccoli edifici costruiti in muratura a secco con la pietra trovata sul luogo erano adibiti, come già detto prima, o a caselli del latte tipo questo, oppure come deposito attrezzi o ricovero per il fieno o anche riparo in caso di maltempo, così i contadini potevano permanere di più sulla montagna senza fare avanti e indietro. Ecco, mi sto avvicinando all'attacco della via ferrata del Cornorà, sono quasi alla base del paretone. Tutti i sassi che vediamo alla base di qualsiasi parete non sono mai messi a caso, sono il frutto di un distacco, di una frana avvenuta chissà quanto tempo fa, cosa che testimonia che la montagna è viva, la montagna è dinamica, la montagna è vita, ma bisogna sempre stare attenti, un occhio di riguardo. Eccomi alla base del Cornorata, sono all'attacco della via ferrata. Questo
Questo itinerario fu aperto dal gruppo OSA, Organizzazione Sportiva Alpinisti, un gruppo locale di Val Madrera che fu fondato nel 1951 con lo scopo di promuovere gite sociali a livello escursionistico, ma anche uscite importanti a livello alpinistico. Ne sono nati i provetti rocciatori. Questo itinerario è stato aperto appunto da loro in occasione del 30° anno di fondazione. E niente, siamo pronti a partire. Nel corso degli anni è stata chiusa più volte per manutenzione e è stata resa sicura. L'ultimo intervento risale al 2021, dove è stata un po' semplificata. Sono stati aggiunti degli anelli che fungono da appiglio per le mani e appoggio per i piedi. Ci portiamo su, ci vediamo man mano. La ferrata risale il paretone del Cornonat per circa 200 metri, ma sostanzialmente è divisa in tre settori, collegata con dei sentieri di raccordo. La parte iniziale è un po' strapiombante, ma come si diceva prima, l'aggiunta di questi fittoni per le mani e per i piedi agevola molto la movimentazione in arrampicata. La sicurezza sulle vie ferrate è fondamentale. Per affrontarle dobbiamo avere addosso l'attrezzatura idonea, quindi un imbrago, un kit da ferrata con dissipatore, due rami indipendenti e con due moschettoni separati e il casco. Va ricordato che durante la salita lo scorrimento dei moschettoni nel cavo ci garantisce la nostra sicurezza. Sulle tratte di cavo i moschettoni durante la progressione vanno lasciati entrambi. Poi in prossimità del rompitratta, che può essere di distanze diverse, bisogna passare prima un moschettone e poi subito successivamente quell'altro, di modo che non c'è mai un momento dove siamo slegati. Va anche ricordato che sulla via ferrata è meglio non cadere, perché anche un volo limitato di 2 o 3 metri, durante la forza d'arresto, una parte del colpo ce lo assorbe il nostro dissipatore, però il resto si dissipa sulla nostra imbragatura e quindi proprio su di noi, e può avere anche conseguenze disastrose. Il piacere di una via ferrata non è salirla in tempi da record, ma godersi ogni momento, dall'arrampicata a quello che offre il panorama. Quasi all'uscita dal secondo settore della via ferrata. Alle mie spalle c'è un panorama davvero stupendo, la giornata è veramente bella, c'è un venticello che garantisce proprio di non sudare. E qui, proprio sul tratto più esposto della via ferrata, mi viene proprio voglia di mollare le mani e sporgermi in fuori, nel vuoto, citando una bellissima frase di Lorenzo Giovanotti che dice: "La vertigine non è la paura di cadere, ma la voglia di volare." Fantastica, ragazzi. Eccoci sul terzo settore, l'ultimo della via ferrata. È una placca attrezzata, come si può vedere, anche con tanti anelli, e sbuca sulla vetta del Cornorat. Pochi minuti, siamo lì. Eccoci, sono giunto così sulla cima del Cornorat, che come si può vedere non è una cima vera e propria, ma si può considerare un avamposto del gruppo dei Corni di Canso. La giornata è dunque giunta al termine, è stata breve ma intensa. E niente, non ci rimane che la discesa per sentiero che si raccorda sulla via dell'andata. Spero possa esservi piaciuto questo itinerario, non solo per la via ferrata, ma anche per tutto quello che è stato raccontato prima. Se vi è piaciuta, vi invito a visitarlo di persona. Buona giornata a tutti.